Buongiorno. Come prima cosa vorrei ringraziarti dell'opportunità di approfondire con te la conoscenza degli insegnamenti del Buddha. È un piacere. Vorrei una panoramica completa del buddismo. Da dove iniziamo? Cominciamo dalla vita di Siddhartha Gautama, che divenne il Buddha. Nato in una famiglia reale nell'attuale Nepal oltre 2500 anni fa, intraprese un viaggio spirituale dopo aver visto il dolore e la sofferenza del mondo. Rinunciando ai privilegi reali, cercò la verità che lo portò all'illuminazione sotto l'albero della Bodhi. Il suo percorso verso l'illuminazione riflette la ricerca interiore a cui tutti siamo chiamati. Mi piacerebbe che fossi più preciso. Il percorso di Siddhartha verso l'illuminazione inizia con la sua scoperta dei tre segni universali: la sofferenza, dukkha, l'impermanenza, anicca, e la non-seità, anatta. Queste osservazioni lo portano a lasciare la vita principesca in cerca di una soluzione alla sofferenza universale. Dopo anni di pratiche austere, si rese conto che nell'indulgenza nei piaceri, nell'ascetismo estremo, erano la via. La sua vera comprensione giunse mentre era seduto in meditazione sotto l'albero della Bodhi, dove comprese le quattro nobili verità, il cuore dell'insegnamento buddista. Approfondiamo il concetto di anatta. Anatta, o non seità, è uno dei principi fondamentali del buddismo che afferma l'assenza di un sé immutabile e permanente. Nella vita quotidiana, spesso identifichiamo il nostro io con il nostro corpo, i nostri sentimenti, pensieri o emozioni, ma il Buddha insegnava che questi elementi sono impermanenti e in continuo cambiamento. Anatta suggerisce che l'attaccamento a un'idea fissa di sé è la radice della sofferenza, perché ci fa resistere al flusso naturale della vita. Che cos'è il flusso naturale della vita? Il flusso naturale della vita fa riferimento all'incessante cambiamento e alla transitorietà di tutto ciò che esiste. Nel buddismo, questo è evidenziato attraverso l'insegnamento dell'anicca, impermanenza. Tutto ciò che ci circonda, inclusi noi stessi, è in uno stato di flusso costante. Stagioni che cambiano, pensieri che vanno e vengono, emozioni che sorgono e si dissolvono, ogni cosa è impermanente. Accettare questa verità può portarci a ridurre l'attaccamento e l'identificazione con ciò che è transitorio, permettendoci di vivere con maggiore serenità e apertura verso l'esperienza del momento presente. Quindi l'impermanenza è un concetto fondamentale? Sì, l'impermanenza, o anicca, è fondamentale nel buddismo. Riconosce che tutto nell'universo è in uno stato di costante cambiamento, non c'è nulla che rimane immutato. Questa realizzazione aiuta a comprendere la sofferenza dukkha e la non-seità anatta, portando a una maggiore accettazione della vita così com'è. Ci insegna a lasciare andare l'attaccamento alle cose, alle persone e alle idee, riducendo così la sofferenza che deriva dal desiderare che le cose siano diverse da come sono. Perché l'attaccamento alle persone dovrebbe essere negativo? L'attaccamento, nel contesto buddista, non si riferisce all'amore o alla cura per gli altri, ma piuttosto a una forma di desiderio che origina dalla paura o dall'insicurezza, con la convinzione che qualcuno o qualcosa possa completarci o renderci permanentemente felici. Questo tipo di attaccamento genera sofferenza perché si basa sull'illusione di permanenza, in un mondo intrinsecamente impermanente. Amare le persone senza attaccamento significa volere il meglio per loro, lasciandole libere di essere, cambiare e crescere, senza tentare di possederle o controllarle. Approfondiamo questo concetto dell'amore che non è attaccamento. L'amore libero da attaccamento è un concetto centrale nel buddismo, comunemente espresso attraverso la pratica della metta, o amorevole gentilezza. Si tratta di un amore incondizionato che desidera la felicità e il benessere di tutti gli esseri, senza aspettarsi nulla in cambio. Questo tipo d'amore non si basa sul possesso o sulla dipendenza, ma su un profondo rispetto per la libertà e l'autonomia altrui, riconoscendo l'interconnessione fra tutti gli esseri. Praticare metta inizia dal coltivare amore e gentilezza verso se stessi, poi estendendolo agli altri, persino a coloro che consideriamo difficili. Questo approccio ci aiuta a vedere oltre le nostre aspettative e a connetterci con gli altri in modo più autentico e compassionevole. Proviamo a fare degli esempi concreti di metta. Ecco alcuni esempi pratici su come applicare la metta nella vita quotidiana. Meditazione metta, dedica del tempo ogni giorno a sederti tranquillamente, concentrandoti sul tuo respiro. Poi, ripeti mentalmente frasi come:
Possano tutti gli esseri essere felici oppure. Possano tutti gli esseri essere liberi dalla sofferenza. Immaginando queste benedizioni estendersi a te stesso, ai tuoi cari, agli sconosciuti, e perfino a coloro con cui hai difficoltà. Ascolto empatico. Quando parli con qualcuno, pratica l'ascolto attivo senza giudizio, cercando di comprendere veramente il suo punto di vista. Questo è un atto di metta, perché dimostri rispetto e cura per la realtà dell'altro. Atti di gentilezza casuali, piccoli gesti, come sorridere a un estraneo, pagare il caffè a qualcuno in coda dietro di te, o offrire il tuo posto a sedere a chi ne ha più bisogno, sono manifestazioni quotidiane di metta. Perdonare gli altri, pratica il perdono verso chi ti ha ferito. Il perdono è un atto di metta verso te stesso e gli altri, perché libera tutti dal peso del rancore. Quello che dici è bellissimo. Aiutami a trovare nel buddismo la strada per coltivare questi ideali. Per coltivare questi ideali buddisti nella tua vita, il punto di partenza è la pratica delle quattro nobili verità. Comprendere le quattro nobili verità. La verità della sofferenza dukkha, riconoscere che la sofferenza esiste nella vita. La verità dell'origine della sofferenza, comprendere che la sofferenza nasce dall'attaccamento, dal desiderio e dall'ignoranza. La verità della cessazione della sofferenza, vedere che è possibile porre fine alla sofferenza. La verità del sentiero che porta alla cessazione della sofferenza, seguire l'ottuplice sentiero. Molto bene, approfondiamoli uno per uno. Incominciamo dalla verità della sofferenza. La prima nobile verità, la verità della sofferenza dukkha, insegna che la sofferenza è una parte inseparabile dell'esistenza umana. Esistono tre tipi principali di sofferenza. Sofferenza naturale, il dolore fisico ed emotivo come malattia, invecchiamento e morte. Sofferenza causata dal cambiamento, la tristezza o disagio che deriva quando le situazioni piacevoli cambiano o terminano. Sofferenza esistenziale, un senso di insoddisfazione pervasiva dovuto all'impermanenza delle cose e alla mancanza di un sé permanente. Riflettere su dukkha non è un invito al pessimismo, ma una spinta ad affrontare la realtà con chiarezza. Accettare la natura della sofferenza è il primo passo verso la libertà da essa, poiché ci incoraggia a cercare una comprensione più profonda della vita e della fonte della vera felicità. Passiamo al secondo, la verità dell'origine della sofferenza. La seconda nobile verità identifica l'origine della sofferenza in tre radici velenose, l'attaccamento, l'avversione e l'ignoranza. Attaccamento loba. Il desiderio intenso per i piaceri sensoriali, beni materiali o idee, che ci porta ad aggrapparci alle cose transitorie nella speranza che ci diano felicità duratura. Avversione dosa, rifiuto, paura o odio verso ciò che è spiacevole o ci minaccia. Questo include l'ira e l'ostilità verso persone o situazioni. Ignoranza moa, la mancanza di comprensione della vera natura della realtà, specialmente riguardo alle tre marche dell'esistenza, dukkha sofferenza, anicca impermanenza e anatta non seità. L'ignoranza è considerata la radice principale perché dà origine agli altri due veleni. Sradicarla significa iniziare a vedere la realtà come realmente è, aprendo la strada alla liberazione dalla sofferenza. Passiamo alla terza nobile verità. La terza nobile verità è la verità della cessazione della sofferenza, nota come Nirodha. Questa verità insegna che è possibile porre fine alla sofferenza eliminando le sue cause, cioè liberandosi dall'attaccamento, dall'avversione e dall'ignoranza. Al cuore della terza nobile verità c'è l'affermazione che, cessando i desideri e le attaccature, si può raggiungere il Nirvana. Il nirvana è uno stato oltre il dolore, l'agitazione e l'illusione, una condizione di pace e liberazione totale. Questo non significa reprimere o negare i desideri, ma piuttosto comprendere profondamente la natura impermanente e insoddisfacente degli oggetti del desiderio, portando naturalmente a un rilascio degli attaccamenti. Infine, mi precisi la quarta. La quarta nobile verità è la verità del sentiero che porta alla cessazione della sofferenza, conosciuta come magga. Questo sentiero è l'ottuplice sentiero, che si articola in otto pratiche che si supportano a vicenda e sono intese a promuovere l'equilibrio morale, mentale e di saggezza nella vita dell'individuo. Retta visione, comprendere le quattro nobili verità. Retta intenzione, nutrire intenzioni di rinuncia, di non malevolenza e di non violenza. Retta parola,
evitare menzogna, pettegolezzi, parole dure e inutili. Retta azione, condurre una vita etica astenendosi dal danneggiare gli esseri viventi, dal prendere ciò che non è dato e dalle cattive condotte sessuali. Retti mezzi di sussistenza, guadagnarsi da vivere in modo che non causasi danno e sia eticamente positivo. Retto sforzo, sviluppare attivamente qualità positive e prevenire o eliminare quelle negative. Retta consapevolezza, mantenere la consapevolezza del corpo, delle sensazioni, della mente e dei fenomeni in ogni momento. Retta concentrazione, praticare la concentrazione profonda attraverso la meditazione per sviluppare una maggiore chiarezza e visione. Seguire l'ottuplice sentiero consente di sviluppare la comprensione e la compassione, portando gradualmente alla liberazione dalla sofferenza e al raggiungimento del nirvana. Buddha, come è arrivato alla formulazione dell'ottuplice sentiero? La scelta degli otto principi che costituiscono l'ottuplice sentiero riflette la profonda comprensione del Buddha sulla natura della realtà e sulla causa della sofferenza umana. Non è un caso che siano proprio questi e non altri, e ogni passo è strategicamente pensato per affrontare aspetti specifici del percorso verso l'illuminazione e la liberazione dalla sofferenza. Retta visione e retta intenzione formano la base della saggezza, prajna, necessaria per vedere le cose come realmente sono. Retta parola, retta azione e retta sussistenza formano la pratica etica, sla, che disciplina i nostri atti e parole nel mondo. Retto sforzo, retta consapevolezza e retta concentrazione formano la pratica mentale, sambi, che stabilizza e purifica la mente. Questi principi sono interconnessi e ciascuno sostiene gli altri, creando un percorso olistico che affronta sia le cause esterne sia quelle interne della sofferenza. Il Buddha insegnò che ignoranza, attaccamento e avversione sono alla radice della sofferenza e quindi, l'ottuplice sentiero è stato formulato per superare queste tre radici mediante la pratica della saggezza, della disciplina etica e del controllo mentale. Pertanto, questa struttura segue una logica intrinseca mirata alla cessazione della sofferenza. Molto bene, quindi procediamo nell'approfondimento dell'ottuplice sentiero. Incominciamo dalla retta visione. La retta visione, Samdhi, è il primo passo dell'ottuplice sentiero e serve come fondamento su cui si costruiscono tutti gli altri passi. Essa implica avere una corretta comprensione della natura della realtà basata sulle quattro nobili verità, la realtà della sofferenza, la sua origine, la sua cessazione e il sentiero che porta alla sua cessazione. Retta visione significa anche riconoscere la legge del karma. Le buone azioni generano risultati positivi e le cattive azioni portano a risultati negativi, sia in questa vita che nelle vite future. Abbracciare la retta visione significa abbandonare false credenze e illusioni, osservare le cose come realmente sono, e comprendere l'interconnessione tra noi e il mondo intorno. La pratica della retta visione inizia con l'apprendimento e lo studio degli insegnamenti, ma si approfondisce attraverso la meditazione e la riflessione personale, conducendo alla saggezza diretta e profonda. Approfondiamo la retta intenzione. Il secondo passo dell'ottuplice sentiero riguarda l'orientamento del cuore e della mente verso motivazioni pure, allontanandosi da desideri egoistici e malevoli. Ci sono tre principali aspetti della retta intenzione. Intenzione di rinuncia, si allontana dall'attaccamento e dall'avidità, sostenendo l'ideale di una vita semplice con meno desideri. Intenzione di non malevolenza, incoraggia l'amore e la compassione verso tutti gli esseri, nutrendo un desiderio genuino di non arrecare dolore. Intenzione di non violenza, promuove l'agire in modo tranquillo e pacifico, non solo astenendosi dal causare danno fisico, ma anche dal nutrire pensieri di collera o vendetta. La retta intenzione è strettamente collegata alla retta visione. Una volta che abbiamo una comprensione profonda della realtà, retta visione, i nostri obiettivi e motivazioni iniziano a cambiare, retta intenzione. Questo passo dell'ottuplice sentiero ha a che fare con la coltivazione attiva di stati mentali positivi che sostituiscono quelli negativi. Questo è molto interessante. Mi piacerebbe che approfondissimo il concetto di non violenza. La non violenza, o Ahimsa in sanscrito, è un principio fondamentale in molte tradizioni spirituali ed etiche, inclusa quella buddista. Nell'ambito della retta intenzione, la non violenza si riferisce al desiderio profondo di non arrecare danni a nessun essere vivente, sia nel pensiero, che nella parola e nell'azione. La non violenza, come concepita nel buddismo, va oltre la semplice astensione dall'aggressione fisica.
riguarda anche la purificazione della mente da sentimenti di rabbia, odio e malizia. Il Buddha insegnava che una mente colma di rancore è incapace di pace e felicità. Pertanto, praticare la non violenza implica lavorare attivamente per sviluppare compassione, empatia e amorevole gentilezza nei confronti di tutti gli esseri. Questa pratica ha un impatto profondo non solo sul benessere degli altri, ma anche sul proprio stato interiore. Nutrendo sentimenti di benevolenza, si coltiva un senso di pace e serenità che è fondamentale per la crescita spirituale. Proviamo a fare un esempio: una persona mi aggredisce, non è sciocco rispondere con la non violenza, non è una dimostrazione di poco amor proprio? Tutti abbiamo il diritto di difenderci. La non violenza non significa passività o mancanza di amore per se stessi. Al contrario, è un'espressione profonda di rispetto per la vita e la dignità di tutti gli esseri. Quando si pratica la non violenza, si cerca di rispondere a situazioni aggressive o dannose con consapevolezza, compassione e saggezza, invece che con rabbia o vendetta. In una situazione di aggressione, la non violenza può manifestarsi come la capacità di mantenere la calma, di disinnescare il conflitto attraverso parole pacifiche, o attraverso azioni che proteggono sia se stessi sia l'aggressore dal causare ulteriore sofferenza. Questo può includere, ad esempio, l'uso di tecniche di comunicazione non violenta, cercare aiuto, o, se necessario, difendersi in modo da minimizzare il danno per entrambe le parti. La forza della non violenza risiede nella sua capacità di interrompere i cicli di odio e violenza. È importante ricordare che difendersi non significa necessariamente abbandonare i principi di non violenza, e la chiave è l'intenzione e la consapevolezza con cui si agisce. Grazie. Passiamo alla terza nobile verità, la retta parola. La retta parola, Sambucci, il terzo passo dell'ottuplice sentiero, si focalizza sull'importanza dell'onestà e della gentilezza nella comunicazione. Essa è incentrata su quattro aspetti principali. Evitare la menzogna. Parlare con verità, evitando di ingannare gli altri. Evitare la parola scorretta. Non usare parole dure, offensive o dannose. Evitare il pettegolezzo. Astenersi dal diffondere voci o coinvolgersi in conversazioni che creano divisione o discordia. Evitare il parlare inutile. Evitare discorsi inutili che non portano a nulla. La pratica della retta parola incoraggia a riflettere attentamente prima di parlare, e a scegliere parole che siano tanto veritiere quanto gentili. Questo rafforza le relazioni, promuove l'armonia sociale, e contribuisce al benessere generale di tutti. Parlare in modo corretto e compassionevole non solo è un segno di rispetto verso gli altri, ma riflette anche una mente tranquilla e una vita fondata su valori etici. Nel nostro tempo il parlare corretto è una rarità. L'insulto, l'arroganza e la menzogna sono spesso parte della vita quotidiana. Hai toccato un punto cruciale. La sfida del sentiero della retta parola è rilevante nel contesto contemporaneo, dove la velocità e la facilità di comunicazione digitale possono amplificare negatività e conflitti. Questo rende ancora più preziosa e rivoluzionaria la pratica della retta parola. In un mondo in cui l'insulto, l'arroganza e la menzogna prevalgono, scegliere consapevolmente di parlare con gentilezza, verità e rispetto è un atto di resistenza spirituale e di trasformazione personale. Ogni volta che scegliamo la retta parola, contribuiamo a creare un ambiente più compassionevole e comprensivo, partendo da noi stessi e influenzando l'ambiente circostante. La retta parola richiede consapevolezza e pratica costante. Cominciando a riconoscere l'impatto delle tue parole e facendo piccoli cambiamenti. Ad esempio, prima di parlare, potresti chiederti: è vero? È necessario? È gentile? Questo semplice filtro può aiutare a guidare le tue parole nella direzione della gentilezza e della saggezza. La nostra chiacchierata si fa sempre più interessante. Facciamo un ulteriore passo e approfondiamo la retta azione. Sono lieto che trovi il nostro dialogo interessante. La retta azione, Samkhamanta, è il quarto elemento dell'ottuplice sentiero e si riferisce a comportamenti etici che rispettano la vita e la dignità di tutti gli esseri. La retta azione comprende: astenersi dal prendere la vita, ciò implica il rispetto per l'esistenza di tutte le creature viventi, astenendosi dall'uccidere o fare del male intenzionalmente.
Astenersi dal prendere ciò che non è dato significa evitare il furto e l'appropriazione indebita, rispettando la proprietà e i diritti altrui. Astenersi da condotta cattiva sessuale, ciò comporta il rispetto dei rapporti basati sul consenso, l'onestà e l'integrità, evitando di sfruttare sessualmente o emotivamente gli altri. Praticare la retta azione significa vivere in modo che i nostri atti contribuiscano al benessere degli altri e al nostro sviluppo spirituale. Riconosce che tutte le nostre azioni hanno conseguenze e che vivere eticamente porta a un senso di pace interiore e ad armonia nelle relazioni. La retta azione non riguarda solo l'astensione dal fare il male, ma anche il compimento attivo del bene, come atti di generosità, cura e aiuto verso chi è nel bisogno. L'astenersi dal prendere la vita comporta necessariamente la scelta di diventare vegetariani? L'interpretazione dell'astensione dal prendere la vita può variare tra le diverse scuole buddiste e tra gli individui. Nel contesto buddista, questo principio incoraggia principalmente il rispetto per tutte le forme di vita e la non violenza. Alcuni buddisti interpretano questo principio come un invito alla dieta vegetariana o vegana, come modo per ridurre al minimo la sofferenza degli altri esseri viventi. Altri possono scegliere di limitare il consumo di carne o di selezionare gli alimenti che credono siano ottenuti in modo più etico. È importante sottolineare che il Buddha ha segnato l'importanza dell'intenzione dietro le nostre azioni. Pertanto, la scelta di diventare vegetariani dovrebbe derivare da un sincero desiderio di praticare la non violenza e di ridurre la sofferenza, non solo per conformità a un precetto. Quindi, diventare vegetariani può essere un'espressione dell'astensione dal prendere la vita, ma la retta azione comprende un'ampia gamma di comportamenti etici e può essere interpretata e applicata in diversi modi a seconda delle proprie convinzioni, del contesto e della capacità di agire in modo compassionevole. È il momento di approfondire la retta sussistenza. La retta sussistenza, Samjetavua, è il quinto elemento dell'ottuplice sentiero e si riferisce alla scelta di mezzi di sussistenza che sono etici, non dannosi e che contribuiscono al benessere collettivo. Questo principio insegna l'importanza di guadagnarsi da vivere in modo che non causa sofferenza o danno ad altri esseri viventi e che sia in linea con i valori di compassione e non violenza. La retta sussistenza implica evitare occupazioni che direttamente o indirettamente contribuiscano a uccisione o danno ad esseri viventi, commercio di armi o sostanze nocive come le droghe, attività ingannevoli, manipolative o sfruttatrici, commercio di esseri viventi, inclusi animali e umani. Invece, incoraggia occupazioni che promuovano la vita, la salute, la conoscenza e l'armonia sociale. La pratica della retta sussistenza non riguarda solo il tipo di lavoro che scegliamo, ma anche come ci approcciamo al nostro lavoro, con integrità, onestà e rispetto per colleghi e clienti. Adottare la retta sussistenza potrebbe significare fare scelte consapevoli nella carriera, ma potrebbe anche aiutare nel gestire le relazioni professionali e come rendere migliore l'ambiente attraverso il nostro lavoro. Nella retta sussistenza, si riflette anche sul valore attribuito al denaro? Sì. Il principio della retta sussistenza invita anche a riflettere sull'importanza di acquisire, gestire e utilizzare il denaro in modi che rispecchino i valori etici e la compassione. Ciò significa guadagnare denaro attraverso mezzi onesti e impiegare quelle risorse in maniera responsabile e benefica. Si tratta di evitare che l'accumulo di ricchezza diventi un fine a se stesso o che conduca a danni per altri esseri viventi. La gestione del denaro con consapevolezza e responsabilità, secondo il buddismo, implica anche la generosità, condividere le proprie risorse per sostenere chi ha meno, contribuire alla società e supportare cause che promuovano la giustizia, l'uguaglianza e la libertà. In questo senso, la retta sussistenza solleva domande importanti su come i nostri valori si riflettono nelle nostre scelte economiche, su scala personale e collettiva. Facciamo un nuovo passo in avanti. Parlami del retto sforzo. Il retto sforzo, Samvima, è il sesto passaggio dell'ottuplice sentiero e si riferisce all'importanza di coltivare un impegno attivo ed equilibrato nello sviluppo spirituale. È costituito da quattro aspetti principali. Prevenire l'insorgere di stati mentali non salutari non ancora sorti. Questo comporta accudire la propria mente, evitando situazioni, pensieri o azioni che possono generare avidità, odio o delusione. Abbandonare gli stati mentali non salutari già sorti significa lavorare attivamente per superare pensieri di collera, gelosia, invidia o apatia che possiamo già sperimentare.
far sorgere stati mentali salutari non ancora sorti, incoraggia lo sviluppo attivo di qualità positive come gentilezza, compassione, saggezza e gioia altruistica che non sono ancora presenti nella nostra mente. Mantenere e perfezionare gli stati mentali salutari già sorti, questo si realizza coltivando continuamente e rafforzando le buone qualità e pratiche che abbiamo già sviluppato. Il retto sforzo richiede una consapevolezza continua e una valutazione equilibrata delle proprie capacità, evitando gli estremi di uno sforzo eccessivo, che può portare all'esaurimento, o uno sforzo troppo limitato, che può portare alla negligenza. In questo senso, il retto sforzo è orientato sia alla prevenzione che alla promozione attiva di uno stato mentale salutare e alla realizzazione spirituale. Nella mia conoscenza del buddismo ho sentito parlare anche dei 5 impedimenti in relazione al retto sforzo. Potresti approfondire questo aspetto? I 5 impedimenti, Pancanvarani, sono ostacoli mentali che, secondo l'insegnamento buddista, limitano la crescita spirituale e la pratica della meditazione. Sono particolarmente rilevanti quando parliamo del retto sforzo, poiché il superamento di questi ostacoli è fondamentale per sviluppare una mente chiara e concentrata. Eccoli elencati. Desiderio sensuale, Kmakanda, l'attaccamento o la brama per piaceri sensuali, l'insaziabile desiderio di possesso di tutto ciò che è oggetto dei nostri sensi. Queste cose distraggono la mente dai suoi obiettivi spirituali. Volontà malevola, Vipda, sentimenti di collera, rancore e ostilità, che creano turbamento interiore e danneggiano la capacità di provare benevolenza. Pigrizia e torpore, Tiamida, uno stato di pigrizia mentale e fisica che impedisce la pratica attiva e il risveglio. Agitazione e rimorso, Uddaka Kukkukka, la mente non tranquilla, ansiosa che impedisce la calma e la concentrazione. Dubbio, Vicikicce e l'incertezza riguardo al percorso, agli insegnamenti o alla propria capacità di praticare, che paralizza l'azione. Il retto sforzo nella pratica buddista implica riconoscere e superare questi ostacoli attraverso la consapevolezza, la comprensione profonda e il coltivare attivamente stati mentali sani. La meditazione, la riflessione sulle 4 nobili verità e l'adempimento etico sono pratiche chiave per superare questi impedimenti. Siamo ormai quasi alla fine della nostra analisi sull'ottuplice sentiero. È il momento di approfondire la retta consapevolezza. La retta consapevolezza, Samsati, è il 7° passo dell'ottuplice sentiero e si riferisce alla pratica di mantenere una consapevolezza continua e attenta della propria esperienza presente, corpo, sensazioni, mente e fenomeni mentali. Essa incoraggia una presenza mentale e un'attenzione che permette di vedere le cose chiaramente, così come sono, senza giudizio o reazione automatica. La retta consapevolezza si articola in 4 ambiti di applicazione. Consapevolezza del corpo, Kinupassan, essere consci delle diverse attività e condizioni del corpo, praticando ad esempio la consapevolezza del respiro o la contemplazione del corpo. Consapevolezza delle sensazioni, Vedanupassan, osservare le sensazioni piacevoli, spiacevoli e neutre che emergono, riconoscendole senza lasciarsi travolgere. Consapevolezza della mente, Cittanupassan, essere consapevoli degli stati mentali, come desiderio, rabbia, confusione, serenità, prendendone coscienza, senza identificarsi con essi. Consapevolezza dei fenomeni mentali, Dhammupassan, contemplare i principi o gli insegnamenti che emergono dalla pratica, come le 4 nobili verità o i 5 impedimenti, per approfondire la comprensione della realtà. Praticare la retta consapevolezza ci aiuta a vivere più pienamente nel momento presente, sviluppando allo stesso tempo intuizioni profonde sulla natura della realtà. Ciò porta ad una maggiore serenità, compassione e saggezza nella vita quotidiana. Cosa intendi con vivere più pienamente nel momento presente? Vivere più pienamente nel momento presente significa essere pienamente consapevoli e impegnati nell'esperienza diretta di questo momento, senza distrarsi con pensieri sul passato o sul futuro, o cadere nella trappola di giudizi automatici e reazioni emotive istintive. Questo pensiero è davvero illuminante. Si tratta di accogliere ogni momento con chiarezza e apertura, permettendo di sperimentare la vita in modo più ricco, profondo e vero. La pratica della retta consapevolezza ci insegna a notare le sensazioni, i pensieri e le emozioni man mano che sorgono, senza identificarci con essi o lasciarci sopraffare. Imparare a vedere questi fenomeni come temporanei, questo porta a una maggiore pace interiore ed ad una più limitata esperienza di sofferenza.
Vivere nel presente in questo modo non significa ignorare il passato o il futuro, ma piuttosto riconoscere che l'unico momento in cui possiamo realmente vivere, agire e sperimentare la vita è qui e ora. Questa consapevolezza profonda arricchisce la nostra esperienza di vita, permettendoci di apprezzare pienamente ogni momento e di rispondere alle situazioni con maggiore saggezza e compassione. Spesso il tornare sul passato causa inutili sensi di colpa, e il proiettarsi sul futuro distrae dal prendere decisioni corrette. Esattamente. La tendenza a rimuginare sul passato o preoccuparsi eccessivamente per il futuro può effettivamente sottrarci alla ricchezza dell'esperienza presente, oltre a causare inutili ansie e rimpianti. Praticando la retta consapevolezza, impariamo ad accettare il passato per quello che è stato, un insieme di esperienze da cui possiamo trarre insegnamenti, ma che non può essere modificato. Allo stesso tempo, ci prepariamo a incontrare il futuro con una mente più limpida e centrata, basando le nostre decisioni sulla chiara comprensione dell'oggi. La pratica non elimina le sfide della vita, ma ci prepara meglio ad affrontarle con equilibrio, senza lasciare che paure e rimpianti ci dominino. Attraverso la consapevolezza, impariamo a riconoscere le nostre reazioni abituali e a scegliere risposte più meditate e compassionevoli, sia verso noi stessi che verso gli altri. Vivere pienamente il momento presente è quindi un viaggio di continua scoperta, che apre la porta a una vita più appagante e significativa. Concludiamo con la retta concentrazione. La retta concentrazione, Samsamdhi, è l'ottavo e ultimo passo dell'ottuplice sentiero. Essa si riferisce allo sviluppo di uno stato di meditazione profonda, dove la mente è completamente immersa e unificata su un oggetto, portando a un senso di pace, chiarezza e profonda intuizione. La pratica della retta concentrazione comincia con il fissare la mente su oggetti salutari come ad esempio il respiro, su un concetto delle quattro nobili verità, sulla la pratica di metta, amorevole gentilezza. Questi oggetti di meditazione servono come ancore che aiutano a calmare la mente e a raggiungere stati di concentrazione più profondi. Incorporare la retta concentrazione nella pratica spirituale non significa esclusivamente sedersi in meditazione. Significa anche coltivare costantemente uno stato di presenza e interesse focalizzato nelle attività quotidiane, sviluppando così la capacità di mantenere la mente calma e focalizzata in qualsiasi circostanza. Praticare la retta concentrazione ci aiuta a ridurre la dispersione mentale e l'irrequietezza, permettendoci di vedere più chiaramente la natura della realtà e di noi stessi, portando ad una maggiore pace interiore e comprensione delle cose. Il buddismo è diviso in scuole. Potresti dirci quali sono quelle principali e le loro caratteristiche? Certo, il buddismo si è sviluppato in diverse scuole e tradizioni, ciascuna con proprie pratiche, testi sacri e interpretazioni degli insegnamenti del Buddha. Ecco una panoramica delle scuole principali. Theravada, la via degli anziani, è la scuola più antica e si basa sul canone Pali come sua scrittura primaria. Il Theravada enfatizza il raggiungimento del nirvana attraverso la pratica individuale, concentrandosi sull'etica, sla, sulla meditazione, samdhi, e sulla saggezza, prajna. È predominante in Sri Lanka, Thailandia, Birmania, Laos e Cambogia. Mahayana, il grande veicolo, sorse un po' dopo il Theravada e si differenzia per la sua enfasi sulla bodhicitta, la mente del risveglio, e sul raggiungimento della buddhità per il beneficio di tutti gli esseri. Include molteplici filoni, come Zen Chan, Terra Pura e Tiantai, e i suoi testi sacri includono i Sutra del Loto, il Sutra del Cuore e il Sutra del Diamante. È prevalente in Cina, Giappone, Corea, Vietnam e parti del Tibet. Vajrayana, il veicolo del diamante, conosciuto anche come buddismo tantrico, enfatizza l'uso di rituali esoterici, mantra, mudra e meditazioni avanzate per accelerare il percorso verso l'illuminazione. Considerato un'estensione del Mahayana, include pratiche e concetti unici. Predominante in Tibet, Mongolia, Bhutan e parti dell'India e della Russia. Zen Chan in Cina, un ramo del Mahayana che pone enfasi sulla meditazione diretta e l'illuminazione improvvisa, Kensh. È noto per l'uso di koan, enigmi meditativi, come mezzo di pratica. Diffuso in Giappone, Corea, come Seon e Vietnam, come Tin. Terra Pura, altro importante movimento del Mahayana incentrato sulla devozione al Buddha Amitabha. Praticanti recitano il suo nome con la speranza di rinascere nella Terra Pura, un regno libero dalla sofferenza dove l'illuminazione è facilmente accessibile.
predominante in Giappone, Cina e Vietnam. Le scuole offrono diverse vie all'illuminazione, accomunate dal fondamento degli insegnamenti di Buddha. La scelta della scuola dipende spesso dalla predisposizione personale, dalla tradizione culturale e dal percorso spirituale individuale. Vorrei sapere quali sono i principali testi sacri della tradizione buddista. Nella tradizione buddista, i testi sacri sono numerosi e variano a seconda delle diverse scuole. Tuttavia, possiamo identificarne alcuni fondamentali. Tripitaka, Pli Canon. È il canone della scuola Theravada. Tripitaka, che significa tre canestri, è diviso in tre sezioni. Vinaya Pitaka. Contiene le regole monastiche. Sutta Pitaka. Raccoglie i discorsi del Buddha. Abhidhamma Pitaka. Espone analisi filosofiche e psicologiche degli insegnamenti. Mahayana Sutra. Questi testi sono particolarmente importanti per le scuole Mahayana. Alcuni dei più noti includono il Sutra del Loto. Offre visioni profonde sulla natura del Buddha e sulla via verso l'illuminazione per tutti gli esseri. Il Sutra del Cuore. Uno dei più brevi sutra, centrale per la pratica della Prayamprāmit, perfezione della saggezza. Il Sutra del Diamante. Sottolinea la pratica del non attaccamento e la percezione della realtà oltre le forme. Tantra del Buddhismo Vajrayana. Questi testi formano la base del Buddhismo Vajrayana, o tantrico, enfatizzando pratiche rituali avanzate come strumenti per raggiungimento dell'illuminazione. Includono insegnamenti esoterici e avanzati, commentari e trattati. Oltre ai sutra, ci sono innumerevoli commenti, trattati e testi di maestri rinomati che elaborano e spiegano gli insegnamenti del Buddha. Opere di Nagarjuna, Vasubandhu e altri studiosi e praticanti buddhisti rientrano in questa categoria. Ciascuna scuola e tradizione ha i suoi testi preferiti o centrali, e il canone di testi sacri del buddismo è quindi molto ampio e variegato, riflettendo la ricchezza e la diversità del buddismo stesso. Esplorare questi testi può offrire approfondimenti preziosi sulla pratica e la filosofia buddista. Approfondire la conoscenza di tutti i testi sacri richiede tantissimo tempo. Non è questo lo scopo della nostra chiacchierata, però potremmo approfondire, anche se brevemente, la conoscenza del Sutta Pitaka. Il Sutta Pitaka è una delle tre sezioni del canone Pli, essenziale per la scuola Theravada del buddismo. Contiene più di 10.000 insegnamenti sutta attribuiti al Buddha Shakyamuni e ai suoi discepoli più prossimi. Ecco una panoramica dei suoi principali libri, Nikya. Digya Nikya, raccolta dei lunghi discorsi. Comprende 34 lunghi discorsi del Buddha su vari argomenti, tra cui etica, meditazione e saggezza. Di particolare rilievo è il Maparinibbana Sutta, che narra gli ultimi giorni del Buddha. Mahima Nikya, raccolta dei discorsi medi. Contiene 152 discorsi di media lunghezza che trattano un'ampia gamma di insegnamenti, offrendo un equilibrio tra dottrine e pratica meditativa. Samyutta Nikya, raccolta di discorsi connessi. Organizzato tematicamente in 56 gruppi, raccoglie migliaia di brevi discorsi sui principali concetti dottrinali e pratiche. Aguttara Nikya, raccolta di discorsi numerici. Strutturato in base a un sistema numerico, da discorsi contenente un singolo elemento a discorsi che ne contengono 11. Fornisce insegnamenti pratici e accessibili. Kudaka Nikya, raccolta minore. Una raccolta variegata che include testi brevi e lunghi, poemi, biografie, discorsi e la famosa Dhammapada, versi del Dhamma, che è uno dei testi più amati per la sua profondità e bellezza poetica. Il Sutta Pitaka tratta temi come la natura della sofferenza, il percorso verso il Nirvana, la pratica della meditazione, la disciplina etica, la saggezza e la compassione. Attraverso questi testi, i praticanti possono connettersi direttamente agli insegnamenti del Buddha, comprendendo le basi della filosofia buddista e le indicazioni per la pratica quotidiana. Esplorare questi testi può essere un ricco viaggio spirituale. Ora ti chiedo un regalo per tutti coloro che vogliono muovere i primi passi nell'affascinante universo buddista. Potresti dirci alcune frasi importanti del Buddha per incominciare ad assaporare il suo insegnamento e a meditarlo?
Certamente, ecco alcune frasi e insegnamenti del Buddha che offrono una profonda saggezza e possono servire come punto di partenza per la riflessione e la pratica. Tutte le cose sono impermanenti. Lavora per la tua salvezza con diligenza. La mente è tutto. Diventiamo ciò che pensiamo. Comprendere le quattro nobili verità porta alla liberazione dalla sofferenza. La pace viene dall'interno. Non cercarla all'esterno. Non credete in qualcosa solo perché è stato detto, e solo perché è stata tramandata da molte generazioni, e solo perché è stata pronunciata da uomini sacri, e solo perché si crede, e solo a causa di scritture sagge. Dovete testare e scrutare voi stessi. Come una madre proteggerebbe con la sua vita il proprio figlio, il proprio unico figlio, così dobbiamo coltivare un amore sconfinato verso tutti gli esseri viventi. Migliaia di candele possono essere accese da una sola candela e la vita della candela non sarà accorciata. La felicità non diminuisce quando viene condivisa. Nutriamo ciò che pensiamo. Con i nostri pensieri, creiamo il mondo. Essere consapevoli del presente è come coltivare un campo. Ma chi non rimane nel presente, chi trascura di fare il bene in questo momento, non raccoglierà felicità in futuro. Non indugiare sul passato e non sognare il futuro, concentra la mente sul momento presente. Queste frasi, ricche di saggezza, offrono spunti per riflettere sulla natura della realtà, sulla mente, sul dolore, sulla pace e sulla felicità. Ricordano l'importanza di vivere con consapevolezza, compassione e rispetto per tutti gli esseri. Spero che queste parole possano servire da ispirazione per il tuo percorso. Caro Thubten, ti ringrazio molto per la possibilità che mi hai dato di approfondire la conoscenza di questo universo di saggezza. È stato un viaggio dello spirito, che confido sia solo all'inizio. Come spesso hai detto, la vita spirituale è un viaggio continuo. Grazie per avermi fatto fare i primi passi. Cara amica, sono profondamente onorato di aver avuto l'opportunità di accompagnarti in questi primi passi lungo il sentiero della saggezza buddista. Ricorda che ogni viaggio dello spirito inizia con un singolo passo, e ogni passo fatto con intenzione e apertura del cuore ti avvicina sempre di più alla comprensione profonda e alla pace interiore. La tua ricerca e le tue riflessioni sono state ispiratrici e mi ricordano che l'insegnamento e l'apprendimento sono processi reciproci e infiniti. Ti auguro perseveranza, gioia e profonda comprensione nel prosieguo del tuo cammino spirituale. Possano gli insegnamenti del Buddha illuminare il tuo percorso.